Nato il 25 ottobre 1881 a Malaga, Pablo Picasso prende dal padre, professore della Scuola delle Arti e conservatore del Museo della città, la passione per l'arte e la pittura, dimostrando subito notevoli capacità. A 19 anni si reca per la prima volta a Parigi, stabilendosi a Montmartre. Lo stile di Picasso, invece di trovare un indirizzo preciso, cambia di opera in opera, rivelando suggestioni di Toulouse-Lautrec, degli impressionisti, dei pointillistes, dando l'impressione di voler conoscere, tentare, sperimentare, esplorare tutto. Questo atteggiamento caratterizzerà la sua pittura, sempre aperta alle sollecitazioni e alla realtà, con ritorni anche su scelte espressive in precedenza accantonate. Nel 1897 porta a termine una serie di capolavori, fra cui la famosa Scienza e Carità, ancora assai legata alla tradizione pittorica dell'Ottocento. Nell'appuntamento, il pittore è orientato verso un pathos creato dai forti contrasti cromatici, tra i quali spiccano il rosso della gonna sul nero nell'uomo e quest'ultimo sull'avorio del letto. I tratti neri e marcati che schematizzano le sagome delle due figure, dalle forme sinuose e ondulate, assomigliano a quelli utilizzati da Edvard Munch. La piccola camera, dal soffitto mansardato e dall'arredamento sobrio e povero, rende la scena intima e privata. Dei due amanti non si sa nulla. Picasso non ci mostra i loro visi, che si perdono in uno stretto abbraccio, escludendo completamente lo spettatore dalla composizione. Per donna imbellettata, la sicurezza delle forme nella composizione denuncia una chiara influenza dell'artista francese Toulouse-Lautrec. La tecnica di realizzazione utilizzata da Picasso è però diversa. Egli oppone i cambi cromatici del francese e i brevi tocchi del colore puro, gradato dalla tela subito dopo essere stato steso, che ha nell'opposizione violenta di toni forti un riferimento a Van Gogh. La morte nel febbraio 1901 del suo amico Casa Hemas apre il cosiddetto periodo blu. Le opere di questi anni, pervase da un senso di tristezza e malinconia e popolate da figure da uno sguardo assente, descrivono un'umanità in balia della miseria, della malattia, della vecchiaia, della disperazione. E il colore blu, filtro livido e freddo posto davanti agli occhi, amplifica questo senso di decadimento e di tristezza. Il periodo blu di Picasso presenta elementi pittorici della corrente dell'espressionismo, nonostante siano manifestati prima della codifica del movimento. I colori non naturali, le forme semplificate, le linee marcate. È pensando che Casa Hemas era morto che mi sono messo a dipingere in blu, dichiarò Picasso, che in evocazione usa ampie ed estese campiture di questo colore. La linea di contorno è marcata e varia di spessore, inoltre assume valori volumetrici già propri della pittura di Gauguin. L'impianto compositivo trae spunto da La sepoltura del conte di Orgaz, di El Greco. La materia è totalmente laica e profana. Al posto dei cori di angeli, Picasso mette delle prostitute sulle nuvole, concedendo all'amico quei piaceri carnali di cui era stato privato nella vita terrena. Uno dei corpi nudi abbraccia l'anima di Casa Hemas mentre sale al cielo su un cavallo bianco. Nei due saltimbanchi, Arlecchino è assente, pensieroso, il volto inespressivo nascosto dal cerone di scena, l'assenza di una capigliatura caratterizzante e lo sfondo, suddiviso in larghe zone cromatiche, tanto colorato quanto anonimo, sono tutti elementi che concorrono alla realizzazione di un'atmosfera di grande solitudine. Arlecchino e la sua compagna non comunicano, né potrebbero farlo, data la composizione scelta da Picasso. Ognuno dei due personaggi è assorto nei propri pensieri. Gli stessi bicchieri, realizzati quasi come una natura morta indipendente dal resto della composizione, non entrano in relazione coi due saltimbanchi. L'opera ricorda l'Assenzio di Degas, nell'atteggiamento distaccato dei personaggi e nella suddivisione in tre piani, estremamente semplificati nell'opera di Picasso. La medesima influenza ricorre nel quadro La Bevitrice di Assenzio. La figura è ferma, immobile. La mano nervosa si contorce lungo il braccio. Tutto è irregolare, tutto sembra percorso da una forte tensione che isola profondamente il soggetto. Nel vecchio chitarrista, l'anziano mendicante con l'abito sgualcito stringe una chitarra, che a fatica riesce a suonare. La monocromia blu invade completamente la composizione, tranne la chitarra, cui è riservata una colorazione bruna. Sia fisicamente che simbolicamente, lo strumento riempie lo spazio, che l'esile corpo lascia vuoto. La chitarra è, probabilmente, l'unico mezzo che il povero mendicante possiede per sopravvivere alla fame. Così come in Vecchio cieco e ragazzo, nel quale il giovane aiuta l'anziano ebreo a procurarsi il cibo. In questo caso la monocromia è totale. Il pittore esprime la tristezza e la solitudine dei due personaggi attraverso non solo la rinuncia della policromia, ma anche allungando le figure, fino a deformarle, sottolineandole con una netta linea di contorno che le racchiude in una forma sintetica, tanto monumentale quanto malinconica. L'opera che riassume tutta l'estetica di questo momento è La vita.
In un ambiente indefinito e incerto, gelato da una luce livida, due gruppi di figure dallo sguardo assente, un uomo e una donna abbracciati e una madre con un bambino dormiente, stanno uno di fronte all'altro, ma non c'è alcun rapporto tra di loro. In mezzo, sulla parete, ci sono due dipinti, quello inferiore raffigurante un uomo accovacciato con la testa sulle ginocchia, quello superiore, quasi una variante dello stesso tema, una coppia rannicchiata in un abbraccio. A partire dal 1904 la pittura di Picasso trapassa lentamente verso il periodo rosa, come si può notare nel dipinto Acrobate giovane equilibrista, nel quale alla solennità del blu cupo si affianca il caldo colore rosa.